si ritorna a vivere. È vero che il cancello dell'area Vasca Pignatale è chiuso a metà, però è vero anche che all'interno ci sono gli stand dei prodotti alimentari che stamattina, invitati, sono venuti a proporre le loro mercanzie. Non c'è molta gente, però c'è gente che viene, osserva, spende. Significa si ricomincia a vivere in un'area mercatale che ha visto sempre migliaia di persone, ma questo è l'inizio. Bisogna avere il coraggio. E questi commercianti, come tutti gli altri che ci saranno venerdì, di coraggio ne hanno, ma anche si va oltre il coraggio. C'è la voglia di lavorare, la necessità di lavorare, di portare un pezzo di pane, si suol dire, a casa. Finalmente, sì. Da quanto tempo mancavi qui con il tuo stesso? Da 80 giorni, 2 mesi e mezzo. Che sei? Una sofferenza? Abbastanza, sì. Stamattina si respira. Incominciamo a lavorare. Speriamo che continua piano piano. Si riapre solo con gli stand di generi alimentari, ma è l'inizio, è l'avvio alla vita. Fino ad ora questa vasta area è stata chiusa, poi c'è stata volontà da parte degli amministratori, da parte degli operatori commerciali, da parte delle organizzazioni dei commercianti. E stamattina si è riaperto, pochi stand, ma è un segnale. Partiamo finalmente, ci siamo impegnati a fondo per fare in modo che oggi il mercato alimentare potesse essere fatto e stiamo lavorando affinché si possa, speriamo dalla settimana prossima, ripartire con il mercato Nella nel sua suo totalità. complesso, nel suo complesso. Si sta lavorando sotto questo aspetto. Purtroppo la normativa è rigida come un po' tutti i decreti precedenti emanati in riferimento al Covid, però ci stiamo lavorando e grazie a un grosso contributo messo a disposizione dalla Confesercenti per realizzare il nuovo layout con tutte le prescrizioni in essere, infatti si vede oggi si dà l'inizio al mercato per il settore alimentare. E inoltre vorrei complimentarmi con gli stessi operatori perché ho avuto modo di vedere tutti rispettano i requisiti e le regole con sanificante, guanti, le pensiline di plexiglass davanti alla merce esposta. Devo dire bravi e complimenti. Allora, guanti, mascherina e via, si ritorna a lavorare, a vivere. Finalmente, finalmente direi, era giunto il momento perché abbiamo capito più o meno come bisogna difenderci da questa malattia, da questo virus e ci siamo attrezzati. È normale che ci siano pochi clienti perché alcuni non lo sanno, altri hanno ancora un po' di timore, altri capiranno che noi lavoriamo in sicurezza e verranno a trovarci e a spendere.